Con l'associazione oncologica San Bassiano abbiamo organizzato alle Brentane questo evento, ormai è diventato un evento annuale, dove tutte le donne in rosa, diciamo, delle varie associazioni che partecipano e o non all'attività della pagaia, anche col Dragon Boat, si sono riunite qui da noi alle Grotte d'Oliero. Abbiamo fatto una presentazione con il gruppo Grotte Giara della grotta sommersa, hanno visitato le grotte, hanno visitato anche i musei e il parco e poi hanno affrontato le rapide del fiume Brenta con il rafting da Vastagna fino a Solagna. Ma la Val Brenta si è animata anche del grande rafting. Numerose le squadre provenienti da tutta Italia che si sono sfidate nelle prove di campionato italiano di slalom e di Coppa Italia di discesa classica organizzati dalla Federazione Nazionale in collaborazione con Val Brenta e Ivan Team. 52 equipaggi da tutta Italia, è sempre un periodo così di bassa stagione, comunque ravviva, diciamo, la valle. A livello sportivo abbiamo avuto anche l'associazione Disability Freedom che ha partecipato con dei componenti e hanno fatto un ottimo risultato, li abbiamo allenati in questo periodo e è stato per noi abbiamo avuto 7 equipaggi che hanno ottenuto ottimi risultati ed è un inizio, diciamo, per un ringiovanimento anche del nostro parco atletico. Dai, bravi!